Un fenomeno in crescita, con esiti purtroppo spesso estremamente drammatici, è quello delle aggressioni al personale sanitario e sociosanitario, per contrastare il quale è stata approvata a maggioranza dal Consiglio una proposta di risoluzione. L'atto, presentato su iniziativa della Commissione Sanità, è passato coi voti favorevoli di PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto. Le misure da fare e che sono in corso di implementazione sono, dal lato della Regione, l'informazione ai cittadini, la formazione degli operatori sulla parte anche di come gestire il momento delle aggressioni. La parte infrastrutturale, la Regione ha da una parte dal 2018 un osservatorio regionale che monitora tutti i casi di violenza in Regione. Con la delibera dello scorso anno sono stati investiti 2 milioni di euro per investimenti infrastrutturali e le aziende hanno monitorato tutti i punti dove vi è un rischio oggettivo e stanno già implementando una serie di investimenti finanziati dalla Regione che possa mettere a sicurezza i presidi. Poi c'è la parte della tutela e dell'ordine pubblico. La Regione paga i vigilantes, le guardie giurate che controllano quello che possono fare, però abbiamo chiesto una cosa che è banale, e cioè che lo Stato eserciti il proprio compito di soggetto che tutela l'ordine e la sicurezza pubblica. E poi c'è il tema della tutela legale degli operatori. Quando uno ha subito violenza deve avere un'assistenza legale. Chi opera nel sistema sanitario merita tutta la tutela, tutto il rispetto e tutto il sostegno da parte delle istituzioni. La Regione Toscana entra in prima fila, impiega delle risorse, vuole tutelare gli operatori sanitari anche rispetto ai procedimenti giudiziari. Qualora si dovessero verificare delle aggressioni, l'elemento del flagrante del reato e della notizia di reato deve essere formulata in maniera tempestiva. Questo deve consentire la procedibilità immediata, perché la tutela massima deve avvenire in maniera istantanea dei nostri operatori, che devono essere tutelati, devono essere anche garantiti, ma devono essere anche messi nelle condizioni di operare in sicurezza. La nostra posizione, che abbiamo espresso chiaramente in aula, è a favore di questa proposta, che abbiamo ritenuto saggia, anche abbastanza pragmatica, anche se vogliamo sottolineare che il livello del dibattito in Consiglio regionale assume e sta assumendo soprattutto su argomenti di più vitale importanza come quello della sanità un atteggiamento strumentale da parte della destra. Io ho voluto riportare l'Aula al senso vero del lavoro che dovremmo fare, cioè quello di cercare delle soluzioni e non di fare campagna elettorale per i prossimi 12 mesi, perché mi sembra che ciò sia veramente scorretto anche nei confronti dei cittadini che ci hanno portato in questo consesso. Io ho votato a favore fin dalla Commissione, perché ritengo che sia un punto nodale per un'attività che è già molto pesante per i medici, quindi avere addirittura una spada di Damocle di possibili aggressioni va assolutamente combattuta. In realtà sia a livello nazionale che a livello regionale ci sono le delibere che in qualche modo proteggono i nostri sanitari, perché tutto sommato la Regione ha già focalizzato l'attenzione su questo problema, bisogna solo metterle in pratica. Hanno espresso voto contrario Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Occorre una mappatura di quali sono i poli ospedalieri esposti, quali i reparti esposti, quali i giorni della settimana e le fasce orarie maggiormente esposte. Partendo da lì possiamo chiedere e di declinare la presenza delle forze di sicurezza. Quindi è chiaro che nei reparti più esposti, nelle fasce orarie più esposte, possiamo chiedere e pretendere la presenza delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri. In altri possiamo avere la presenza della polizia privata con altre regole di ingaggio. Pensiamo che la maggioranza non abbia avuto un atteggiamento serio, non si è presentato l'assessore regionale alla sanità su un tema come questo che affligge il nostro personale sanitario, e poi manca la mappatura. Questa mappatura che è fondamentale per poter stabilire dove, quando,
e come difendere i tanti medici, i tanti infermieri, i tanti operatori sanitari che lavorano anche di venerdì e di sabato notte nei nostri ospedali e nei nostri pronto soccorso. Una proposta di risoluzione che non ci convince principalmente perché non abbiamo coscienza e consapevolezza di come siano stati, e se soprattutto siano stati, ad oggi mappati gli ospedali toscani. Non sappiamo quali sono gli ospedali più critici, le aree più critiche, i reparti più critici, gli orari e i giorni più critici in cui dover chiedere aiuto al governo, perché noi riteniamo che anche il governo debba fare la propria parte, però quando si chiede aiuto al governo dobbiamo anche dare delle linee di indirizzo chiare. Si chiede aiuto al governo per siglare degli accordi con la polizia e con tutte le forze dell'ordine, per quali ospedali non lo sappiamo, in quali orari e non lo sappiamo, per quante risorse e non lo sappiamo. Hanno detto di aver stanziato, e ci sono, più di 2 milioni per le telecamere, non sappiamo se e quando e dove verranno installate queste telecamere. Hanno costruito un osservatorio che ha semplicemente prodotto, riprendendo quelle che sono state le denunce degli operatori sanitari, riprendendo le denunce e facendo un focus. Ecco, c'è molto di più dietro a questo, c'è un'analisi più completa e più complessa che il Consiglio regionale deve fare su un tema delicato come quello. Mettere in campo una serie di azioni per frenare la crisi che il settore della moda sta attraversando e porre le basi per il suo rilancio. È la finalità dell'atto di indirizzo approvato all'unanimità dall'Aula, sottoscritto da tutti i capigruppo, e che chiede una serie di azioni di intervento alla Regione e al Governo nazionale. Credo sia stato un bel gesto la capacità della politica di unirsi dopo aver ascoltato i rappresentanti dei lavoratori del settore moda che ieri manifestavano per cercare di sostenere questo settore e cercare di aiutare le imprese a superare questa crisi e quindi a continuare a dare occupazione. La sintesi di questa collaborazione, che ha visto un voto unanime di tutto il Consiglio, è racchiusa in un documento dove, accanto alla solidarietà ai lavoratori, si richiede un impegno forte alla Regione Toscana per quanto riguarda le sue competenze, vale a dire le politiche attive, quindi tutte le misure atte a sostenere l'innovazione di processo, a sostenere la possibilità di aggregazione delle imprese, quindi a creare le condizioni affinché il prodotto che loro offriranno al mercato possa essere un prodotto che recupera competitività. Sì, un sostegno unanime del Consiglio regionale della Toscana a un comparto, a tante donne e uomini che lavorano in difficoltà in questo momento. Per noi la moda è un settore trainante dello sviluppo economico della nostra regione e come tale va sostenuto con delle politiche specifiche, servono misure di welfare, serve l'aiuto e il sostegno ai lavoratori, è il motivo per il quale Italia Viva e il sottoscritto ha firmato e votato convintamente un documento che va in questa direzione. Se siamo arrivati a questo punto, ci sono delle responsabilità politiche importanti. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo, e nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato, infischiandosene di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati pestaggi per mano dei picchiatori mandati da alcuni datori di lavoro. In questi anni non si erano accorti di quello che stava succedendo nella Piana Fiorentina, a Prato, nelle zone
del tessile e della moda. Ecco, se siamo arrivati a questo punto, ci sono delle responsabilità politiche ben definite, che hanno un nome e un cognome, si chiama sinistra, si chiama Partito Democratico, significa aver girato la faccia dall'altra parte in tutti questi anni nei quali le ditte italiane del settore moda venivano fiaccate, devastate da concorrenza sleale che veniva fatta nel bandone accanto. Un dovere politico da parte di tutte le forze politiche che rappresentano il Consiglio regionale, un dovere dopo aver ascoltato ieri i sindacati, un dovere che arriva però da lontano, perché la seconda commissione su mia sollecitazione si era già occupata più volte della crisi del settore, aveva avuto modo anche di udire gli assessori ed iniziare un percorso appunto per cercare di dare un contributo attivo e fattivo su questa crisi. Una mozione appunto che va su due binari paralleli, il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle 8 settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024, fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro. E poi anche un settore più a lungo termine. La Regione Toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany, a degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni di impresa. E poi anche quello di comunicare e portare lontano quello che è il Made in Tuscany, quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, il nostro artigianato, la tutela delle nostre aziende, di un settore ed un comparto che è fondamentale per l'andamento e lo sviluppo di tutta la Toscana. Abbiamo presentato un atto congiunto proprio per far fronte ai problemi gravissimi dei lavoratori di questo settore e devo dire mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole sia di Forza Italia che della Lega riguardo al fatto, e lo dico in senso ironico, che la Regione debba fare qualcosa, perché queste parole le prendo diciamo come faro nella presentazione della mia proposta di legge di prossima discussione sulla costituzione dei consorzi di sviluppo industriale. Una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, quindi coloro che oggi auspicano un intervento della Regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. La Toscana ancora una volta sul podio per quanto riguarda tradizioni enogastronomiche e attenzione alla sostenibilità. È quanto sottolineato dalla guida alle Osterie d'Italia 2025 di Slow Food, presentata nella sede del Consiglio regionale. 132 le osterie toscane presenti nella guida, con 20 novità. È bello essere oggi qui in Consiglio regionale, poter presentare Osterie d'Italia 2025. È un modo per dire grazie ai tanti ristoratori, alle tante ristoratrici che ogni giorno con impegno, passione, dedizione, con tanta fatica in un tempo come questo, provano a far conoscere ai cittadini del mondo le qualità enogastronomiche della nostra terra. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza, ma è anche terra di buon cibo e di ottima ristorazione. E sapere che qui vengono raccolte tutte le migliori osterie della Toscana è un gran regalo che facciamo ai cittadini del mondo che vengono a conoscere la nostra terra. Per me è un grandissimo onore e orgoglio essere arrivato come promotore della presentazione della Regione Toscana della Guida Osterie d'Italia. È il terzo anno che lo facciamo qui in Regione, stasera tra l'altro ci sarà anche un evento culinario da Italy assieme a tutti i soci delle chiocciole, cioè di Slow Food, che è rappresentato chiaramente da quelle chiocciole che poi si ritrovano anche nella promozione di quei locali meritevoli di quell'attenzione, in particolare alla tradizione, in particolare all'informalità che si respira in queste osterie, ai prodotti locali e quindi alla necessità anche di spiegare quelle che sono le peculiarità dei nostri territori.
Questo è un valore aggiunto importantissimo sia per la nostra regione, ma soprattutto anche per quell'indotto e quello sviluppo di attività che poi, quando arriviamo al tavola, abbiamo il prodotto finale, un prodotto anche un po' che ci ricorda quello che cucinavano le nostre nonne, quello che è appunto la tradizione della nostra cucina toscana, e in questo modo noi però riusciamo anche a far sì che tante materie prime non si perdano e vengano ancora prodotte. Quest'anno abbiamo 20 nuove osterie che sono entrate in guida per la regione toscana, abbiamo avuto 4 nuove chiocciole, quindi il massimo riconoscimento che Slow Food Editore dà alle osterie in Italia, e soprattutto con la nuova categoria di osterie di locali che si chiama locali quotidiani, abbiamo ben 20 nuovi locali quotidiani che possono essere macellerie con cucina, locali più informali, diciamo, dove torniamo al concetto di una persona che va a mangiare un boccone, un calice di vino magari in velocità. Questi locali sono 20 e abbiamo il primato in Italia appunto in questa nuova sezione. La guida Slow Food è una guida molto particolare che si differenzia da tutte le altre, è una guida vera, autentica, fatta di realtà e non di carte false, e quindi fondamentalmente l'autenticità, il sentirsi a casa, ma non a casa propria, a casa di qualcun altro, per evidenziare le diversità e per essere incuriositi da un qualcosa di nuovo, di diverso, e non magari dai soliti cliché che rappresentano la cucina tradizionale.